Eder. Mac. Pallister. Aveva solo 18 mesi e dalla fame, mangiò parti del pannolino che indossava e del cuscino. 18 mesi, lasciata sola, abbandonata a se stessa per 6 giorni, morta di stenti. È questa una delle pagine più buie, orrende e umanamente più miserabili e raccapriccianti della nostra cronaca italiana. Il teuccio, il lattuccio, qualche pacchetta sulla schienuccia, i piedini, le manine, il lettino, la testina, i giochini nel lettino. Quando tornavo la lavavo, sapete cosa significa? Una bambina di 18 mesi? Che le toglieva un panno sporco di cacca e di pipì che la bambina teneva indosso per giorni. Lo stesso panno sporco di cacca e di pipì tenuto addosso di escrementi lasciati andare per diversi giorni. Io le chiedo gentilmente di non sgridarmi, per favore. Non si può immaginare orrore più grande e ancor di più, morte più orrenda per fame, sete e caldo, soprattutto destinata ad una piccola bambina indifesa di 18 mesi. Le lasciavo 2 biberon di latte. Pensavo bastassero. Così Alessia Pifferi, 37 anni, la donna che aveva messo al mondo la piccola Diana, risponde al PM, vestita tutta di bianco candido, obsoleta strategia cromatica processuale. Davanti alla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio volontario pluriaggravato della bimba lasciata da lei morire di stenti nel luglio 2022. Non andavo da Diana per paura delle reazioni del mio compagno il signor D'Ambrosio. Già, tanta paura del suo compagno che si portava a lui con una limousine in affitto. Avevo paura di parlare. Non dissi niente e lui mi riportò a casa sua. Per questa ragione non sono tornata a casa da Diana. Quella settimana, ha raccontato Pifferi, rispondendo alle domande del PM, si trovava in provincia di Bergamo con il suo compagno. Quando lui, 2 giorni prima del ritrovamento del corpo della bimba, era dovuto andare a Milano per lavoro, Pifferi lo aveva accompagnato. Ma senza passare dalla casa milanese di via Parea in cui la piccola Diana era da sola. Io mi preoccupavo di mia figlia, ma purtroppo avevo paura delle reazioni del mio compagno. Avevo paura di parlare con lui, era parecchio aggressivo nel verbale. Una volta ha anche cercato di sbattermi contro a un vetro in una discussione. Mi preoccupavo per mia figlia, ma al tempo stesso avevo paura di chiedergli di portarmi a casa. La bambina per lui era un intralcio. Diceva che le voleva bene, ma non era vero. Mi ha usata e basta. Quando alla fine l'ho raggiunta, dopo 6 giorni, l'ho trovata nel lettino, sono andata subito da lei, non ricordo se la porta era aperta o chiusa. L'ho accarezzata, ma ho visto che non si muoveva e capii che qualcosa non andava, non era in piedi come le altre volte, non giocava. Non era fredda. Tentai di rianimarla, le feci il massaggio cardiaco, la presi in braccio e le diedi qualche pacchetta sulla schiena. Provai a bagnarle le manine, i piedini e la testina per vedere se si riprendeva. La rimisi nel lettino e le spruzzai anche dell'acqua in bocca. Vidi che non si riprese e andai a chiamare la vicina di casa. Rispondendo alle domande del PM, la Pifferi ha ammesso di averla già lasciata sola altre volte prima di quell'epilogo fatale, quando andava in provincia di Bergamo dal compagno con il quale aveva da tempo una relazione altalenante. Sì, l'ho lasciata sola. Pochissime volte, andavo dal mio fidanzato il fine settimana. Le prime volte la portavo, mentre altre volte la lasciavo a questa amica che non si trova. L'indomani tornavo a casa, di solito. Non ricordo quante. Andavo via e di solito l'indomani tornavo subito a casa. La lasciavo in un lettino da campeggio con 2 biberon di latte, 2 bottigliette di acqua e una di teuccio. La bambina non era in grado di uscire da sola dal lettino. A chi le chiedeva dove fosse la piccola quando si allontanava per passare serate o weekend con alcuni uomini diceva che Diana era al mare con la sorella o con un'amica della Pifferi. La accudivo come una mamma accudisce un figlio, le davo da mangiare, se stava male contattavo l'ospedale, la crescevo, le davo da mangiare e bere per sopravvivere. Ero preoccupata, avevo paura di molte cose, che riuscisse a bere il latte. Pensavo bastasse. Quando rientravo di solito era tranquilla che giocava con i suoi giochini nel lettino. La lavavo, la cambiavo e le davo la pappa.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.